Entro l'estate prossima le fontane di Via dei Vestini, di Via Fratelli Pomiglio e di Piazza San Martino a Chieti Scalo avranno un rubinetto. La stima dei 3 milioni di litri di acqua annui fatta da un cittadino nel servizio del TG8 andato in onda ieri fa riflettere, soprattutto nella provincia che perde già oltre il 70% dell'acqua che viene messa in rete. Il problema va risolto subito, sostiene l'ACA. Sarà messa a disposizione uno sfiato automatico tecnico e non avrà più problemi di fuoriuscita dell'acqua. E dall'altra parte risolviamo il problema collegandola alla rete interna, immediatamente come le altre fontane, con un suo contatore, un suo rubinetto e l'adduttrice. Giardino a suo tempo aveva degli stacchi che lasciavano alla cittadinanza la possibilità di attingere alle fontane. Aveva un duplice scopo queste fontane. La prima è di servizio tecnico perché funziona da sfiato per la condotta, è uno sfiato naturale, e l'altra serviva appunto per l'erogazione dell'acqua. Adesso noi faremo, siccome a Chieti stiamo facendo una programmazione di ingegneria idraulica perché abbiamo preso le reti come gestione del sistema integrale e stiamo rimonitorando tutta la pianificazione idrica. Niente più sprechi e lo sfiato fisiologico delle tubature sarà regolato con un altro sistema. Certo è che deve essere ribadita adeguata collaborazione con gli enti, il comune in testa. L'uso sostenibile dell'acqua è anche conservare, preservare questa risorsa. Quindi noi abbiamo già mappato tutte quante le fontanelle e tutte quante le utenze pubbliche di Chieti. Tra l'altro avevamo chiesto al comune di indicarci quelle che dovevano rimanere attive e quelle che potevano essere chiuse. Non avendo avuto riscontro, noi stiamo già da tempo mettendo i contatori su tutte le fontane. Queste fontane che erano di sfiato per preservare l'integrità della condotta idrica da Chieti a Pescara, l'acquedotto del Giardino, adesso verranno gestite diversamente, quindi dissociando lo sfiato dalla funzione pubblica della fontanella. Però mettere i contatori e quindi sincronizzare il bisogno dell'acqua e la disponibilità fa proprio parte dell'uso sostenibile di queste risorse.